Dallo studio legale Bollani di Lonato con noi l'avvocato Davide Bollani. Buongiorno avvocato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Bentornato a Filo Diretto. Ovviamente noi gli ascoltatori li invitiamo sempre a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo che il numero per mandare gli sms e i messaggi WhatsApp è il 348-3188-339. Ricordiamo anche che siamo in diretta streaming sulle pagine Facebook e Twitter del Gazzettino Nuovo Tempo Radio, su YouTube Tempo Radio Live, e poi per chiamarci in diretta chi vuole può farlo, il numero è lo 0376 63 17 09. Allora, oggi noi parliamo di welfare, no? Di assegno Bravissimo, unico. Parliamo di welfare, parliamo di assegno unico, parliamo di strumenti dello Stato, del governo a sostegno delle famiglie con figli. È un argomento molto sentito, soprattutto in questo periodo di, se vogliamo, di crisi post, pre-pandemica, durante la pandemia. Anche pre, perché una cosa che ci piace ricordare è che la pandemia ha portato una crisi, ma prima non è che si parlasse di periodo florido. Certo, certo. Tra l'altro, per cui... Guarda, io posso dire, che non c'entra con l'argomento, che però la pandemia è, nella sua tragicità, qualche innovazione la sta portando. E almeno per quanto riguarda il mio ambito, sì, vedo che si sta sviluppando il processo telematico anche scritto, si stanno sviluppando dei metodi, degli strumenti informatici, anche per dire una stupidata, il libretto digitale del cittadino, dove si, sì, possono accedere ai servizi del comune, dell'anagrafe, senza doversi più recare a uno sportello. Insomma, è un miglioramento, una modernizzazione della macchina amministrativa, che probabilmente ha avuto uno spunto con la pandemia, però che lascerà la sua utilità anche negli anni futuri. Certo, questo è verissimo, assolutamente è verissimo. Perché proprio l'altro giorno mi serviva un certificato che solitamente io chiedo, mando telefono, email, e sono entrato col mio speed. Ovviamente non è che lo possono fare tutti, lo possono fare le persone, tipo gli avvocati o gli interessati o il cittadino, per scaricare i propri certificati. Quindi nulla, l'assegno unico è intanto uno strumento che fa parte di quella revisione, appunto, del welfare destinato al sostegno delle famiglie con figli, che fa parte del cosiddetto Family Act. E io oggi, diversamente dal solito, mi aiuterò con degli appunti, perché è una materia un po' parecchio tecnica, quindi mi servono anche per dare delle nozioni più precise e dettagliate. E l'assegno unico è un assegno che serve anche per fare ordine e per razionalizzare quelli che sono gli strumenti che lo Stato già riconosce alle famiglie, che erano, perché dal primo marzo 2022 entra in vigore questo assegno unico, che sono praticamente riunisce in un unico importo il premio alla nascita, l'assegno di natalità, l'assegno ai nuclei familiari, che è quello che veniva inteso come assegno familiare, però la dicitura corretta è l'assegno per nucleo familiare, perché l'assegno familiare era un'altra cosa ed era destinato ai coloni e comunque ai coltivatori. L'assegno per il nucleo familiare, appunto, alcune detrazioni per la famiglia e ulteriori benefici o detrazioni che erano previste da altre normative. Tutto questo viene riunito sotto o all'interno dell'assegno unico. Resta al di fuori dell'assegno unico il bonus all'asilo nido per le forme di assistenza presso la propria abitazione. Cos'è la differenza fondamentale dell'assegno unico con le modalità di sostegno alle famiglie? È che non è più dipendente dal reddito, nel senso che prima l'assegno veniva erogato in determinate condizioni, in determinati redditi. Ora la soglia del reddito non è più un esimente, non è più una condizione. È ovvio che in base al reddito l'assegno viene erogato di un importo piuttosto che di un altro. Le soglie di questo reddito vengono calcolate sulla base dell'ISEE, che praticamente serve per definire la situazione economica equivalente, che probabilmente molti ascoltatori hanno magari avuto a che fare, sì, con l'ISEE, per calcolare ad esempio
la rata della scuola materna, tasse universitarie, e i trasporti pubblici. E quindi ecco, serve presentare l'ISEE. Cosa succede se non si presenta l'ISEE? Succede come dicevi, come hai citato l'esempio dell'università, che si viene considerati direttamente nella fascia più alta di reddito e quindi si ha diritto all'assegno dell'importo più basso. Ecco, e qua ha risposto a una domanda che le volevo fare. È in base al reddito, e molti avranno pensato: sì, allora è come quando con la dichiarazione dei redditi lo Stato ti restituisce i soldi. Se hai uno stipendio alto te ne restituisce tanti, se hai uno stipendio basso te ne restituisce pochi. Esatto, funziona proporzionalmente. Però è inversamente proporzionale. È inversamente, nel senso che più il mio reddito è basso, più sono povero. Sì, il termine è. È quello, nel senso, più il mio reddito è basso, più che il mio reddito è basso, perché quello che fa riferimento è l'ISEE. Quindi non necessariamente che io sono povero, però semplicemente nell'ambito familiare io, pur avendo un reddito spalmato comunque sulle persone che fanno parte del mio nucleo familiare, è più basso magari di quello di gente che magari lavora anche di meno. Quindi si calcola l'ISEE. Appunto, abbiamo detto che l'ISEE è la situazione economica equivalente, è l'indicatore, perché la ISTA per indicatore, e va presentato appunto per ottenere questi l'assegno unico. Dicevo che le soglie sono tre: sotto i 15, dai 15 ai 40 e oltre 40, e in base appunto a questo tipo di reddito viene riconosciuto un assegno per ogni figlio. Questo è importante, per ogni figlio. E anche in questo caso ci sono il figlio maggiorenne, figlio 18 anni non economicamente autosufficiente fino ai 21 anni. Dai 18 ai 21 ci sono comunque dei requisiti per ottenere questo, questo contributo. È un contributo che va chiesto all'INPS o a un patronato, che sono gli istituti che si occupano appunto di ricevere le domande e istruirle e trasmetterle. Poi viene erogato dall'INPS. Perché si presenta all'INPS, al CAF o ai patronati? Perché hanno gli strumenti anche informatici per poi trasmettere correttamente le domande. Ad esempio, se venissero da me, io posso raccogliere l'ISEE e la domanda, però poi, visto, e torno al discorso che ormai la funzione telematica è principale, e la domanda deve essere trasmessa con queste modalità, quindi servono dei portali, l'accesso a dei portali che l'INPS e i patronati hanno. Quindi, ma poi c'è qualcosa di magico, avvocato, nel senso che quando ti rivolgi a un esperto, no, per queste questioni, che tu non ci hai capito niente, ci hai provato, eccetera, mette tutto a posto, dici vabbè, ok. Ecco, l'assegno viene erogato a partire dal mese di marzo, entro 60 giorni dalla domanda. E ecco, a differenza dell'assegno, però questo ne parliamo dopo, perché è relativo a una determinata situazione dei coniugi separati o divorziati, l'assegno potrà essere poi versato a entrambi i genitori, anche nel caso in cui siano separati, mentre adesso invece è diverso, nel senso che l'assegno del nucleo familiare viene versato solamente all'assegno che ha al genitore che ha la collocazione del minore. In questo caso, a parte di eventuali accordi che devono essere presi e possono essere presi, l'assegno viene diviso al 50%. Che altro dire? Dunque, abbiamo detto che parliamo degli importi. Gli importi che fa sempre comodo sapere quali sono, nel senso, se in base appunto al reddito, per i figli a carico sotto i 18 anni l'assegno varia da 50 euro a 175 euro mensili. Per ogni figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione, e se il figlio ha più di 18 anni l'assegno è da 25 a 85. E quindi è un bel aiuto, nel senso. Poi ci sono previste anche ulteriori maggiorazioni per figli successivi al secondo, sempre da 15 a 85. Quindi vedete che i 15 euro, che possono sembrare e sono effettivamente un contributo minimo, vengono però comunque riconosciute a quei nuclei familiari che hanno un reddito ISEE superiore ai 40.000 euro.
Quindi prima non avevano diritto a questo, a questo assegno, ora lo hanno, quindi è stato uno strumento, se vogliamo, per creare una, per riequilibrare quelli che sono comunque contributi dallo Stato, e come dicevo prima l'assegno è diventato un contributo universale, quindi a favore di tutte, di tutti i nuclei familiari, e non più limitati a quelli che sono i nuclei familiari con un reddito inferiore. Il reddito sopra i 40.000 euro interviene ed esclude la maggiorazione, perché appunto dicevo ci sono delle maggiorazioni che sono previste per ad esempio quei nuclei familiari che hanno dei figli con delle disabilità. Anche in questo caso sono previste appunto delle maggiorazioni in base al grado di autosufficienza, certo. E quindi da 85 euro a 105 al mese per i minori di 18 anni, per i maggiori di 18 anni ma inferiori ai 21 80 al mese. Queste sono appunto maggiorazioni che si vanno a sommare all'importo dell'assegno unico calcolato sempre con l'ISE, e per i maggiorenni sopra i 21 anni disabilità, e anche in questo caso c'è un contributo, una maggiorazione che però non è più fissa come nei casi precedenti, ma che varia appunto a secondo del reddito, quindi da 15 a 85 euro in base al reddito e in base al grado di disabilità. Benissimo. Ecco perché dico è meglio andare anche al CAF, perché io oggi vi illustro questi numeri, però è ovvio che per avere un pochino più di chiarezza su qual è il vostro caso, su com'è il vostro ISE, è sempre meglio rivolgersi a un istituto che la domanda poi ve la istruisce. Anche perché per avere l'ISE serve una carriolata di documenti. Sì, adesso l'ISE non sono aggiornato su come viene calcolato, però bisogna prendere i redditi di tutte le famiglie, di tutte le persone che fanno parte. Se sei proprietario di casa hai bisogno delle... Certo, varie... sì, poi se ci sono i redditi da lavoro di due genitori si calcolano entrambi i redditi. Fra l'altro questo segno unico è anche un incentivo all'occupazione dei genitori, perché laddove i due genitori siano entrambi persone che lavorano è riconosciuta una maggiorazione per ciascun figlio con età inferiore ai 18 anni, mentre invece, e anche in questo caso sempre in base al reddito ISE, è in questo caso che ad esempio che sopra i 40.000 euro non è prevista alcuna maggiorazione, perché si ritiene che due persone che lavorano e che abbiano un reddito superiore ai 40.000 euro possano sostenere anche il fatto di insomma possono vivere per conto, sì, nel senso non hanno bisogno dei 25 euro al mese che lo Stato riconosce. Interessante. Allora, noi ci fermiamo un attimino con l'avvocato Davide Bollani dello studio legale Bollani di Lonato, ci troviamo tra un paio di minuti. Ci troviamo in compagnia di Davide Bollani, avvocato dell'omonimo studio legale, quindi studio legale Bollani di Lonato, e stiamo parlando dell'assegno unico. Abbiamo diversi messaggi, adesso daremo voce anche agli ascoltatori. C'è altro da aggiungere, avvocato, anche per quanto riguarda... Ecco, bisogna chiederlo l'assegno unico. Bisogna chiederlo, certo. Bisogna chiederlo. Ah, fra l'altro sì, ecco, vi dico quando è che si può chiedere, perché l'assegno unico si può chiedere, allora, entro 120 giorni dalla data di nascita del figlio, oppure dal settimo mese di gravidanza per ogni figlio a carico fino ai 21 anni. Ecco, nel periodo tra 18 e 21 anni ovviamente ci sono dei requisiti un pochino più rigidi rispetto al figlio di 18 anni, nel senso che affinché un ragazzo da 18 a 21 anni possa ricevere, poi lo riceve la famiglia, però possa riceverlo, deve avere questi requisiti: deve frequentare un corso di formazione o un corso di laurea, deve svolgere un tirocinio oppure un'attività lavorativa con un reddito inferiore agli 8.000 euro, in alternativa sia registrato come disoccupato o in cerca di lavoro presso i centri pubblici per l'impiego, o svolgere servizio civile universale. Ecco, questi sono i requisiti. E l'ultima cosa, ecco, sono previste delle maggiorazioni anche per i nuclei di famiglia numerosi con più di 4 figli. In questo caso viene riconosciuto una maggiorazione 100 euro, non più per figlio, però 100 euro per l'intero nucleo.
e se il, l'assegno viene chiesto successivamente a marzo, la sua erogazione viene fatta comunque risalire a marzo, quindi si dovrebbero percepire gli arretrati. Benissimo, quindi ecco l'ultima cosa, sì, appunto, sì, giusto per avere, che è quella che magari interessa anche, perché il percepire gli assegni familiari, gli assegni unico familiari, è uno dei tanti motivi di scontro tra genitori separati o divorziati, perché nella disciplina precedente l'assegno viene riconosciuto al genitore che, affidatario, più che affidatario, che ha la collocazione fisica del figlio, quindi il genitore della madre, l'assegno unico familiare deve percepirlo la madre e non il padre. In questo caso invece l'assegno viene diviso al 50% per ciascun genitore, okay, quando l'affido è condiviso e quando il minore è collocato presso un genitore. L'ISE viene ovviamente, essendo i genitori separati, no, hanno due ISE diversi, viene considerato l'ISE del genitore collocatario, quindi anche se io ho un ISE più basso del genitore collocatario, prendo il 50% del contributo calcolato sull'ISE, per dire, della madre. Benissimo. Questo è regolarmente 50%. È ovvio che ci possono prendere degli accordi diversi, e quindi è sempre meglio prendere degli accordi su questo, anche solamente per pattuire il 50%, è sempre meglio, onde evitare scontri futuri. Nel caso invece in cui il minore sia affidato esclusivamente al genitore, a un genitore piuttosto che a un altro, perché gli è stata revocata la responsabilità genitoriale, o perché per vari motivi è stato preferito affidarlo esclusivamente a un genitore, ci sono questi casi qua, uno dei due è un delinquente, per dire, non sì, o anche semplicemente perché magari manifesta nei fatti un certo disinteresse, l'assegno unico è versato integralmente a favore della... benissimo, le leggo il messaggio, avvocato. Dunque vediamo, allora, sono Laura di Peschiera, volevo chiedere se vale ancora il tradimento come causa di separazione, perché mio marito mi ha trovato a letto con un suo amico, è stato un attimo e io non voglio separarmi, cosa posso fare? Dopo noi le mettiamo una canzone di Paola Turci, sai che un attimo. Va bene. Allora, nel senso che nel momento, forse ne ha parlato mio fratello qualche mese fa, il tradimento diventa una causa di separazione e di addebito alla separazione se è la causa del venir meno del vincolo matrimoniale, nel senso se due coniugi sono già in crisi e capita, come canta Paolo Turci, solo un attimo, un tradimento che interviene in una situazione già di degrado, tra virgolette, perdonatemi il termine, il tradimento è valutato in una maniera. Se invece il vincolo matrimoniale, l'affetto, quello che è il rapporto, viene meno a seguito del tradimento, allora in questo caso ha una rilevanza ben maggiore. Certo, vorrei sapere che ci passa sopra. Vabbè. Allora, poi un conto è perdonare, un conto è non perdonare, però. Certo. Avvocato, per avere l'assegno unico, quanto mi costa di avvocato? Perché devo capire se ho convenienza. Come dicevo prima, l'avvocato, io non lo faccio, né penso che lo facciano altri avvocati, però questo io non lo so dire. Si chiede all'INPS o a un patronato, quindi io ritengo che il patronato, se ha un costo, sarà semplicemente di solito minimo, patronato minimo, nel senso che poi tenga presente che comunque l'assegno è mensile e va per parecchi anni se il figlio è piccolo, quindi insomma c'è sempre una convenienza, come ha detto lei, se ha un costo, perché può essere anche gratis, non lo so. Io vedo che comunque quando dei miei clienti vanno ai patronati per fare o i redditi o anche le accettazioni d'eredità, i porti sono bassi. Infatti, allora, che requisiti ci vogliono per avere un assegno unico? È molto difficile da avere, le chiedono. Guardi, ho qua proprio l'elenco del... Allora, lo leggo perché per ottenere l'assegno è necessario essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea, essere titolare del permesso di soggiorno, del diritto di soggiorno, del diritto di soggiorno permanente, perché anche i cittadini stranieri quando sono in Italia comunque devono avere
un riconoscimento della loro presenza. Possono essere anche cittadini di extra UE, l'importante è che siano titolari di permesso unico di lavoro autorizzato, svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, è necessario essere al soggetto del pagamento dell'imposta del reddito in Italia, essere residente in Italia per almeno 2 anni anche non continuativi, insomma ci sono dei requisiti di fatto, che è la presenza sul territorio e quella di essere un contribuente. Dall'altro lato è quella di avere i redditi dei vari scaglioni previsti, però come dicevo il reddito non è più un elemento tale per cui viene negato l'assegno unico. Allora, poi le leggo altri messaggi, più di uno. Avvocato, ma che separazioni sono bloccate? Perché sono 8 mesi che il mio avvocato continua a dirmi che è tutto chiuso, dice Roberto Di Lonato. Poi ancora, ci sono avvocato Bollani, la ringrazio per quello che ha fatto per Lonato quando era direttore della fiera, un lonatese che la voterà sempre. Grazie. E Davide, dando il tuo qua, perché in comune non si fa sentire di più perché il tempo passa veloce e deve diventare sindaco, dice Loris, che è un suo sostenitore evidentemente. Rispondo alla prima domanda, quella dei tempi della giustizia. Adesso io, dunque, se è di Lonato, presumo che la separazione sia a Brescia, e se è giudiziale, purtroppo i tempi si sono dilatati. Si sono allungati. Perché? Perché non fanno più l'udienza in presenza, perché quelle poche che fanno comunque sono scaglionate, e quindi ecco, questa è una conseguenza della pandemia che si trascinerà ancora per un po', perché questo genere di udienza si fanno in persona e non in forma scritta. Allora, vediamo altri messaggi. Avvocato Bollani, voi seguite anche le cause di disconoscimento di paternità perché mia moglie vuole fare un figlio con inseminazione eterologa, io sono contrario, non voglio un giorno mantenere puntini in sospensione. Altro messaggio, sì, ancora che le associo, è l'abbandono del tetto coniugale, non esiste più, è vero? L'abbandono del tetto coniugale non è più un reato, è una circostanza che può essere frutto di vari motivi, di varie dell'intolleranza, della coabitazione o anche solamente per la paura di condividere gli spazi. È ovvio che prima di abbandonare il tetto coniugale, se si può, bisognerebbe iniziare comunque una procedura di certo. separazione. Disconoscimento invece? Disconoscimento, ma se il figlio non viene riconosciuto, non può essere disconosciuto, nel senso, io posso disconoscere un figlio che ho riconosciuto come mio se poi emergono degli elementi che mi fanno dubitare, e in questo caso poi c'è tutta una serie di attività, indagini da fare, ma se io il figlio non lo riconosco, non ho motivo di disconoscerlo. Poi l'inseminazione artificiale è un'altra cosa. Buongiorno avvocato, vorrei sapere se i proprietari di cani hanno il dovere di tenerli a guinzaglio. Una signora dice che è buono, ma mio figlio ha solo 3 anni. E poi avete per caso competenza anche per le cause internazionali, ma quando ti scontri con una multinazionale che possibilità hai? Bisogna vedere, perché causa internazionale conto una multinazionale. Però ogni caso è diverso, nel senso. E per quanto riguarda i cani, appunto. I cani, allora, è un principio di buon senso è che i cani devono stare, anche se sono buoni, anche se sono piccoli, legati al guinzaglio, se sono in giro in zone in cui ci sono dei bambini. Oh, chiedo scusa a quelli bassi di statura, però c'è una battuta che circola: che il cane è come l'uomo, più è piccolo, più è cattivo. Sì, l'ha sentita. L'ha sentita anche lei. Allora, per cui il cane piccolo fino a certo. Però ecco, il buon senso è che quando sono i bambini, i cani, anche se buoni, perché non si sa mai un bambino cosa fa il cane, gli tira la coda, gli tira un cazzotto e il cane reagisce. Oddio, impara che non si tirano i pugni, bambini. Allora, buongiorno avvocato, per dividere una casa con mio fratello è meglio ricorrere a voi o si può fare da soli? No, è meglio ricorrere agli avvocati perché c'è tutta, a meno che la casa non sia facilmente, cioè una villetta per primo piano e secondo piano, si va da un geometra, fa il catasto e divide. Però ci sono dei conguagli, se la casa è indivisibile, se ci sono, cioè serve comunque la consulenza, certo, di un professionista. Poi altri messaggi che sono a tema, vorrei un vostro parere sulle multe date a chi è senza green pass eccetera. Scusate, ma se il mio telefonino è scarico e mi controllano e non posso far vedere il green pass, prendo la multa? E poi chiede un altro ascoltatore ancora: la Costituzione vale più delle leggi o meno? Perché quello che sta succedendo non è anticostituzionale? Se la sarà sentita fare altre volte. Diciamo che è un argomento su cui tantissimi hanno parlato, chi più ha ragione, chi ha. Allora, il discorso delle multe è un discorso che noi non affrontiamo, non le facciamo ricorsi, perché così, per una serie di circostanze, anche proprio per una questione di convenienza di caricare gli uffici giudiziari anche di procedure
e sinceramente non, il gioco non vale neanche la candela dal punto di vista economico, mm-hmm. perché per pagare una multa di 100 euro devo andare dall'avvocato, devo sostenere dei costi di contributo unificato e marca da bollo che comunque non mi vengono rimborsate, e quindi si spera che da qui a pochi mesi ci sia la soluzione definitiva a questo problema, che venga abolito, quindi indipendentemente da come uno la pensa dovrebbe rientrare. L'altra domanda invece era? Ma no, eravamo sempre lì, sì. Sulla costituzionalità. La Costituzione, io ho studiato diritto costituzionale, mi sono laureato in diritto costituzionale, ma riconosco che ci sono studiosi ben più importanti, ben più preparati di me, che ritengono che tutto sia costituzionale, quindi io delle cose che non so mi limito a leggere di chi cosa dice chi ne sa più di me, quindi se mi adeguo a questo. Benissimo, allora siamo in chiusura, noi ringraziamo tantissimo Davide Bollani, avvocato dello studio Bollani di Lonato. Grazie avvocato. Grazie a tutti. Grazie.